Una presentazione particolare, perché di solito gli store vengono fatti, gli incontri per i firmacopie vengono fatti nei Mondadori, Feltrinelli, oppure insomma, e farlo in un teatro è una cosa molto bella, devo dire, poi un teatro piccolino ma meraviglioso, molto antico, quindi veramente bella, bella organizzazione, complimenti, congratulazioni. Fino a qui sono successe tantissime cose, non solo nella musica, che è diciamo stato il mio campo principale, però ho fatto anche dei film, ho scritto un romanzo, quindi mi sono dato da fare a 360 gradi e questo però è un disco che racchiude tante cose belle, tante canzoni insomma fatte negli anni, rappresentative, che mi hanno continuato, come dire, ad accompagnare durante questi anni di carriera, insieme poi a dei colleghi meravigliosi, prestigiosi. Prima parlavamo di Giuliano San Giorgi, ma c'è Giovanotti, c'è anche Fabri Fibra, c'è Tiziano Ferro, c'è Alessandra Amoroso, c'è Elisa, c'è Mannarino, c'è Alborosi, c'è Luca Carboni, ci sono i dei giornalisti, c'è Calcutta, c'è insomma c'è veramente tanta roba, più 4 canzoni nuove, 4 inediti, tra cui Noi Casomai. Chissà come sarà, trovarsi non è mai per caso, e per questo amore non ti farò andar via. Quest'album ha delle grandi collaborazioni. Le collaborazioni sono state cercate, volute o mirate? Cercate e volute. Mirate no, nel senso che è stata una cosa fatta più che altro di cuore, e ognuno poi aveva un pezzo del cuore, una canzone che amava, per cui poi diciamo che sono state un po' le canzoni a scegliere l'ospite e non il contrario, insomma le canzoni hanno detto vorrei essere cantata in duetto con, me l'hanno detto a me, me l'hanno confidato, io le ho secondate. Quale canzone le è piaciuta di più da come collaborazione da realizzare? Ma guarda, sono state... Logicamente sono tutte belle, era una domanda... Sono tutte belle le mamme del mondo. No, ognuna ha un significato particolare, ma fondamentalmente è un regalo che questi amici mi hanno fatto, per cui di fondo c'è il bello di questo, sapere che l'hanno fatto con il cuore, quindi non riesco onestamente a sceglierne una più bella di altre, perché il valore di questa cosa va al di là di tutto, della canzone stessa, è un gesto generoso, è un gesto bellissimo e me lo voglio godere tutto senza fare gli up e down. Vuole fare un saluto ai nostri utenti? Sì, un saluto a tutti i ragazzi da Federico Zampaglione, mi raccomando, godetevi la vita con attenzione, ma godetevi ogni singolo giorno, perché è la cosa fondamentale. Non troppo riferimento al passato, perché non esiste più, non troppa proiezione al futuro, perché non sappiamo cosa può succedere, il presente è il nostro tempo. Se sale amore e vento,